Gaia Servadio, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, mi benvenuta. avete svegliato anche la mia immaginazione col canto, il lamento di Didone, povera Didone. Povera Didone, veramente, perché anche la musica ci ha aiutato, ci aiuta a scoprire questa sua personalità straordinaria, la personalità di Didone, ma soprattutto proprio Gaia Servadio ci ha aiutato. Io credo che una delle cose più straordinarie che la musica abbia fatto, Handel credo in particolare, è proprio per la sottolineatura di questo suo lamento, veramente il lamento di una donna che non si piange addosso, ma è un lamento molto razionale quello di Didone. Sì, perché Didone tra l'altro anche nella musica, che poi tra l'altro è anche in Berlioz, la magnifica opera I Troiani, Didone si lamenta sì di essere stata abbandonata da Enea, ma si lamenta del fatto di aver tradito la sua fede, la sua città, il futuro del suo mondo, della sua storia, della storia. E in effetti naturalmente questo è un lamento rivisto moltissimo da Virgilio, perché Didone e Enea ovviamente non si sono mai conosciuti. Enea era nato almeno 400 anni prima di Didone, perché una cosa è certa, che Cartagine venne fondata nell'804, mentre Enea apparteneva al mondo troiano, al mondo miceneo, al mondo. E quindi circa sì, 350, dai 350 ai 450 anni prima di questa data. Didone è però un personaggio certamente storico, perché sono ormai uscite varie, diciamo, testimonianze, no, ma insomma, ricordi storici che prima erano o spariti o non riconosciuti come veri. Cioè, tutti pensavano fosse dei falsi, eccetera, dove si sottolinea la vita di questa città fantastica, Tiro, dove avvenne un colpo di Stato tra un fratello più giovane, più piccolo, diciamo, della regina, e la regina era Didone, e la regina scappò con i suoi fidi, più che scappò. Decise di andare a fondare un'altra, oggi diremmo colonia, un'altra città, un altro sito. È vaga e arriva sulle coste dell'Africa, portando con sé anche tutta la mitologia e tutti gli usi e costumi dei Tiri e quindi dei Fenici. Del Tiro era la città, diciamo, più di successo del momento, una metropoli ricca, porti, commercio, ma anche ormai tutta quella zona era assediata dagli Assiri, una potenza, diciamo, quasi nazista allora. Didone riesce, diciamo, un po' nella leggenda, ma anche forse nella realtà, a fondare una città che dominerà tutto il Mediterraneo, veramente una specie di New York, dove passava tutto il commercio, anche il commercio che andava oltre le porte, oltre Gibilterra, diciamo, e di fatti si fondano vari empori, molti anche d'Italia, in Sicilia, anche in Sardegna, che dipendono da Cartagine, non più dalla Fenicia, non più da Tiro. E naturalmente, come sappiamo, scoppia l'impossibilità di vivere tra le due grandi città della zona, la nascente Roma e Cartagine, ormai metropoli che aveva un centinaio d'anni più di Roma. Portando con sé tutto quel il bagaglio, diciamo, della cultura, tra virgolette, fenicia, che era enorme, tra l'altro sono
gli inventori dell'alfabeto, sono gente, anche tutta la navigazione e anche la navigazione militare la dobbiamo a loro, il vino, tante cose, ma portano con sé anche degli usi e costumi un po' tremendi, che naturalmente tanto i greci, i loro nemici, che i romani, che diventarono poi i loro nemici, sottolineano, per esempio il sacrificio umano, il sacrificio dei primi nati specialmente, una cosa che scandalizzò il mondo antico e in effetti scandalizza anche oggi. Cartagine c'è un enorme, diciamo, cimitero dei piccoli sacrificati alla divinità, e la divinità era diversa da quella greca e quella romana, che sono divinità molto più festose, quelle fenicie sono dei molto più scuri, diciamo, più vendicativi, e più mesopotamici naturalmente. C'è anche un'altra cosa che è tipica dei fenici, che va avanti con Cartagine, va avanti anche per molti molti anni in Sicilia con Erice, che è la prostituzione sacra, la prima nata delle famiglie aristocratiche doveva darsi alla dea, Tanit o Astarte, e quindi andava in una specie di santuario, uno dei quali era quella meravigliosa, il meraviglioso tempio ad Erice, che poi è diventato chiesa, eccetera, eccetera, e darsi al primo forestiero che offrisse abbastanza soldi alla dea, e quindi ai sacerdoti naturalmente, ecco perché questi posti erano così ricchi. Ma tutto questo naturalmente io l'ho messo nel mio libro, e conduce tutta la storia di Didone, che diventa una specie di simbolo di quel mondo dei felici, e per me anche un simbolo invece di una donna forte, non una donna debole. Ma io credo che neanche in Virgilio, è uno dei più grandi poeti della nostra civiltà e della nostra cultura, ma io non mi sono appoggiata per niente a Virgilio, ovviamente anche perché lì c'è un Enea che io non ho neanche considerato, ho solo considerato nel ricordo di questi tiri che sanno che ci sono stati dei troiani. Eppure la mitologia è una meravigliosa fonte di tante verità, perché vicino a Roma c'è senz'altro una testimonianza di pietre di un tempio antichissimo, certamente di roba troiana, per cui i troiani, forse non Enea, forse non suo figlio, ma forse un gruppo di esuli, sono arrivati proprio vicino a Roma, e forse Alba Longa proprio è una fondazione troiana, e anche tutto il mondo naturalmente sognato dalla famiglia di Giulio Cesare, dei Giuli, si riferiva a questa gente un po' straordinaria dell'antichità, anche se i fenici stavano per diventare veramente i nemici numero uno. Ma tornando a Didone nella mia storia è una donna che combatte per la sua dignità, per la dignità del suo popolo, e va avanti a fondare questa città con grandi contrasti, tra l'altro, anche diciamo maschili, perché è difficile per un mondo politico di uomini accettare una regina che è in effetti quella che tiene il vero potere, finché viene colpita da questa cosa che forse solo le donne conoscono, cioè un amore incredibile, non capisce più niente, si innamora di un giovanissimo re nomade, che naturalmente lui
che la tratta come lui tratta tutte le altre donne che ha visto, ragazze, che ha incontrato, le sue varie mogli, tra l'altro, cosa che i Fenici e certamente la regina non poteva digerire. Per cui anche nel mio caso, anche nel caso della mia Didone, questa donna forte, questa donna molto attraente anche di carattere, anche questa giovane donna, diventa un po' vittima di se stessa, dell'amore, che è anche una bellissima cosa essere. Però nella mia storia sono i suoi, gli oligarchi che la uccidono, perché non è possibile sostenere una situazione con una regina che si innamora, che si unisce e che ha dei figli o dei figli futuri, diciamo, che quindi diventeranno padroni, re di una città ormai importantissima come Cartagine, che sono dei figli di nomadi, cioè di un'altra, di beduini del deserto. Ma molte di queste cose sono cose, io ho preso spunto moltissimo da quel poco, diciamo, di storia che c'è. Di Tiro c'è parecchio, cioè fino a quando Didone e i suoi scappano, partono e vanno verso Cipro, che era anche, diciamo, una dipendenza fenicia, la dipendenza di Tiro. E poi su molte altre cose ho guardato, ho cercato e ho trovato, perché i Fenici mi affascinano ovviamente, ma ci sono dei legami con la realtà, c'è anche intuizione e fantasia che naturalmente sono poi i nastri che legano un romanziere, un autore alla storia. Gaia Servadio, il romanzo che lei ci sta raccontando, di Don e Regina, lo ricordiamo, un romanzo Frassinelli. Io vorrei soffermarmi per qualche istante sull'immagine di copertina, perché l'immagine di copertina, la cognizione del successo, ecco, il titolo di questo quadro. Tanto lei che i suoi, che gli ascoltatori sanno che stiamo parlando da Londra. Adesso non so perché lei è diventato molto molto lontano e fievole, la sua voce è molto fievole, può alzarla? Ecco, stavo dicendo, la copertina di questo romanzo riporta un particolare di un quadro, La cognizione del successo, un quadro di fine 800, ecco, ed è una parola importante questa, la cognizione del successo, perché il senso della cognizione per Didone e Regina è un senso molto importante, lei ce lo ha raccontato in una maniera molto bella. Certo, è pur sempre un romanzo per questa straordinaria donna, che è una donna che attraverso la sua storia noi facciamo un viaggio indietro nei secoli, attraverso il Mediterraneo, e questo Mediterraneo ci riporta Didone, Mediterraneo dei migranti. Impossibile non leggere Didone, Regina, senza pensare a quello che succede oggi. Ecco, questo quadro è un quadro di estrema bellezza, raffinatezza, e ci dà proprio il senso anche estetico, come lei ce lo racconta, di questa donna, di Didone, Regina. Sì, naturalmente come tutte queste storie, il protagonista è il mare, diciamo il mare nostrum, il Mediterraneo, che accomuna moltissimo tutte le nostre culture, dalle rive dell'Andalusia alle rive del Libano, dell'Egitto, abbiamo tante cose in comune, e ognuno di noi deve all'altro. Il povero Egitto, che adesso è in ginocchio, ha dato moltissimo, anche per esempio la cucina, nel senso di preparazione del cibo, fantastica. Come dicevo, tutta la costa fenicia ha dato il concetto dell'alfabeto, che è un concetto straordinario, e poi queste navi che cominciano a muoversi
dalla Fenicia, dalla Grecia, anche perché proprio per ragioni di sovrappopolamento e di mancanza di cibo, proprio che sono alla radice di quello che sta succedendo oggi, e anche di regimi insopportabili, che è anche una delle ragioni della fuga di tanti popoli, di tanta gente da una parte all'altra del Mediterraneo. E questo è il mare che porta avanti tutta questa saga, che sta continuando storicamente, cioè da quando c'è la scrittura, da quando possiamo rintracciarlo, da diciamo 4.000-5.000 anni, ma chissà quando è cominciato, molto prima, perché certamente per esempio gli egiziani non sono attorno al Nilo, anche loro probabilmente nel 10.000 avanti Cristo sono scesi e scappati dagli altipiani che stavano diventando desertici, e proprio il movimento e il flusso delle genti che è molto simile al movimento e al flusso delle onde, e quindi anche l'invenzione della navigazione. Il mare una volta era per l'uomo il nemico numero uno, e poi come riusciamo, l'uomo riesce a conquistarlo con delle navi fatte di un certo modo, con genio. Per esempio, una delle cose straordinarie dei Fenici, e lo scoprì un'archeologa sottomarina, diciamo inglese, a Bozia, fu il ritrovamento di una nave fenicia in ottimo stato, per la quale si capì che loro riuscivano ad avere delle flotte velocemente, perché le preparavano, c'erano tutti dei pezzi, come con il Lego, uno attaccato all'altro, quindi quando c'era bisogno di una nave, presto, era tutto fatto, era tutto attaccato, e loro naturalmente usavano il bitume. Il bitume è stata una scoperta importantissima, veniva dal Mar Morto, e per le navi venivano diciamo fasciate, parte delle loro componenti erano fasciate in bitume, quindi erano leggere e solide. La storia del Mediterraneo è fantastica ed è importantissima, e tutto quello che in fondo il Dord poi che l'ha reso così forte, così viene dal Mediterraneo. Le nostre società hanno dato al Nord, bisogna essere contenti di quello, perché la cultura, la cognizione umana è una cosa che deve viaggiare, che viaggia di fatti, guai se non viaggiasse. Gaia Servadio, questo romanzo spesse volte... io l'ho letto non nel silenzio, come si legge normalmente, ma ho avuto la necessità di leggerlo a mezza voce per dare proprio sonorità alla sua storia, perché credo che sia importante a volte anche fare questo, perché il suono delle parole acquista un significato tutto nuovo a volte, perché ci sono dei passaggi veramente molto particolari anche semplicemente nella narrazione di un dettaglio. Per esempio, quando Didone, che era cara la dea Tanit, era vicino al parto, si è diretta alla sacra montagna, e qui c'è un passaggio straordinariamente bello nel suo racconto, e leggo: mentre il crepuscolo velava l'orizzonte di arancio, Didone, circondata dai sacerdoti di Melcarte e di Astarte, giacque su erbe fragranti. Cormorani e gabbiani, allodole e usignoli salutarono la principessa e il suo bambino. Sudditi e sufeti erano presso di lei e furono testimoni della nascita dell'erede. La principessa reale non sapeva che aveva piantato quel seme umano nel suo corpo. Le radici di quelle piccole braccia risalivano forse a Venamon, ma sapeva che il bambino era comunque di Astarte. La notte dopo la nascita vide una stella cadere in mare. Non era di buon auspicio. Ecco, questo è un piccolo particolare della nascita di Annibal, il figlio di Didone. Che poi, diciamo, è un nome molto fenicio. Baal era il nome di Dio, vuol dire signore. Annibal è la persona amata dal Signore, quindi
come ben sappiamo, più avanti del tempo ci sarà Annibal Barca, che anche lì la famiglia Barca appare subito nel mio romanzo come una delle grandi famiglie cartaginesi che viene da Tiro, che infatti è così, insomma, sappiamo che è una famiglia già presente a Tiro, nell'alta aristocrazia o oligarchia che fosse. E naturalmente la nascita dei reali doveva essere in genere testimoniata, come lo fu per esempio la nascita di Federico II, la madre di Federico, che ormai tra l'altro era vedova, per far vedere a tutti che il figlio era suo figlio, non era di nessun altro, e lei era sarebbe diventata, aveva la corona di Sicilia, era sua, chiamò tutti a sé, chiamò vescovi, consiglieri, eccetera, eccetera, il bimbo nacque famosamente in una grande tenda a Iesi, testimoniata nascita di questo bambino postumo che diventò Stupor Mundi. Ma adesso stiamo lasciando le rive del Mediterraneo per andare nelle Marche. Didone, tra l'altro, a un certo punto io affido il racconto di Didone a dei cantori, a un cantore, perché tutta la storia allora veniva, il teatro, diciamo, popolarissimo, era nelle bocche dei cantastorie, che è un personaggio che rimane nella Sicilia per molto tempo, che molto, molto probabilmente si accompagnava o veniva accompagnato da strumenti musicali, e che raccontava le storie vere o semivere, per esempio, della caduta di Troia, dei viaggi di Ulisse, e naturalmente noi abbiamo ricevuto solo quelle meravigliose di Omero, ma il mondo allora era pieno di cantori viaggianti, molto spesso per l'appunto ciechi, come sappiamo che uno degli Omeri era, e ho affidato proprio le ultime, diciamo quasi il racconto della verità a proprio un cantore che arriva a Cartagine, che capisce benissimo come sono andate, come è andata la storia, la vera storia, la tragedia finale di questa regina, e che, come tutti i ciechi, lì c'è un riferimento, diciamo, shakespeariano, al Re Lear, che solo quando uno diventa cieco che vede veramente, non solo dentro se stesso, ma dentro il se stesso degli altri. Per cui c'è proprio un riassunto della vita e della morte di questo grande personaggio. L'ho affidato alla poesia. E l'ha affidato alla poesia attraverso la voce di questo canto, che i corsivi sono molto importanti in questa storia di Gaia Servadio, romanzo Feltrinelli, Gaia Servadio, che vive a Londra da quando ha 20 anni, scrittrice e giornalista, ha collaborato con le principali testate italiane e inglesi, e adesso ci propone il suo ultimo romanzo, Di Donna Regina, edizioni Frassinelli, che noi abbiamo raccontato in questa conversazione. Intanto noi la ringraziamo, Gaia Servadio. Grazie a voi. Buona giornata e a presto. Grazie molto, buona giornata a voi.